può un termine passare dall'essere sinonimo di importanza e bravura ad essere quasi un insulto? Originariamente la parola prima donna era un titolo rispettato e prestigioso. Significava letteralmente prima donna ed era sinonimo di prima attrice. La prima attrice nel teatro e nella lirica ottocenteschi era l'attrice più brava e quindi più importante all'interno di una compagnia teatrale o lirica. Qualsiasi fosse lo spettacolo da mettere in scena, a lei spettava il ruolo della protagonista, così come al primo attore spettava sempre il ruolo del protagonista. E gli attori meno esperti guardavano al primo attore e alla prima attrice come a degli esempi da seguire. Era da loro che imparavano l'arte della recitazione. Il primo attore e la prima donna non erano solo gli attori più bravi della compagnia, ma erano anche quelli che avevano un sacco di fan che riempivano le platee ad ogni replica. E perciò, pur di assicurarsi la sala piena, le compagnie affidavano i ruoli da protagonista sempre al primo attore e alla prima donna, anche a discapito della verosimiglianza. Per farti un esempio, se una compagnia con una prima attrice e un primo attore di circa 50 anni voleva mettere in scena Romeo e Giulietta, questi due potevano benissimo interpretare i due giovani amanti, anche se giovani non lo erano più da un pezzo. Lo stesso capitava nella lirica. Per esempio, nell'opera La Traviata di Giuseppe Verdi, il ruolo della prima donna è quello di Violetta. Questa figura è cruciale per lo sviluppo della trama e per l'emozione complessiva dell'opera. Interpretare Violetta significa dover dominare l'opera con la propria presenza scenica, mostrando una vasta gamma di emozioni e di capacità vocali. Ora, per quanto brave le prime donne, non sempre erano perfette per il ruolo della protagonista, per cui spesso e volentieri forzavano il personaggio stesso per adattarlo meglio alle loro capacità canore e quindi poi sfoggiare in scena i virtuosismi che mandavano in visibilio il pubblico. E lo stesso ovviamente facevano i primi attori. Entrambi erano ben consapevoli del loro potere, quindi durante la preparazione dello spettacolo si prendevano la libertà di cambiare le battute, di aumentare la loro parte, anche a discapito di altri ruoli, stravolgendo la trama. Ah, e poi ovviamente spesso arrivavano tardi alle prove, facevano i capricci, insomma, erano dei gran rompi. Per questo motivo, a lungo andare, prima donna è diventato sinonimo di persona capricciosa che si dà molta importanza. Oggi questo termine lo si usa in qualsiasi ambito, non solo in quello teatrale o lirico, e può riferirsi non solo alle donne ma anche agli uomini, aggiungendo così un pizzico di insulto omofobico. E così, se un secolo fa qualsiasi attrice avrebbe voluto diventare una prima donna, ora se qualcuno ci chiama così ci offendiamo. Hai avuto a che fare con qualche prima donna? Com'è andata? Dimmelo nei commenti.